Vegas è una città del Nevada, Stati Uniti d'America. Fondata da un gruppo di pionieri nel 1905, Las Vegas si trova nella contea di Clark, a 700 metri sul livello del mare. Vi si arriva attraverso le strade statali 91, 95 e 466. La popolazione di questa città tentacolare, simbolo del gioco, del vizio e di mille altre demoniache tentazioni, è di 24.624 abitanti, pressappoco quella della nostra Ascoli Piceno. Perché allora cominciare un viaggio come il nostro partendo da Las Vegas e non da Ascoli Piceno? Avete visto che valeva la pena di partire da Las Vegas? Guardatele, sono le tipiche ballerine americane, tutte alte, tutte lisce, tutte bianche, tutte tonde, tutte con le stesse gambe lunghe, lisce, bianche e tonde, e tutte perseguitate da uno stesso destino. Ogni volta che ballano trovano sempre qualcuno che, pieno di fantasia, le paragona a qualcosa. Chi le guarda e pensa al perfetto meccanismo di un orologio, chi le guarda e pensa al perfetto sincronismo di una calcolatrice, chi le guarda e pensa al perfetto automatismo di una macchina elettronica. Noi invece, che abbiamo pochissima fantasia, più le guardiamo e più pensiamo ad altre cose.
Hong Kong ha 4.000 anni. La fondarono i cinesi del nord nel 2000 avanti Cristo per aprirsi una strada verso il Borneo e le Filippine. Poi, sempre per aprirsi una strada verso il Borneo e le Filippine, a Hong Kong vennero i cinesi del sud, ai quali, proprio come ai cinesi del nord, la strada aperta da Hong Kong verso il Borneo e le Filippine faceva molto comodo. Nel 1898, dopo che in 4.000 anni i cinesi del nord e i cinesi del sud erano finalmente riusciti a aprirsi una strada da Hong Kong, arrivarono a Hong Kong gli inglesi, i quali, trovata la strada aperta, misero i cinesi del nord e i cinesi del sud in mezzo a una strada di Hong Kong. Ma a Hong Kong le strade sono poche e strette. È più facile quindi trovare posto in quella che i cinesi chiamano la città galleggiante. Interminabili file di giunche che una sommaria copertura rende simili a approssimative abitazioni, a piccole case che non hanno avuto il tempo di crescere. Decine di migliaia di uomini, donne e bambini trascorrono qui, lenta e incolore, l'intera esistenza. Questo è il centro di ogni attività e di tutte le professioni, compresa quella che si può considerare la più antica di tutte e che qui a Hong Kong sembra essere anche la più diffusa di tutte. Insofferenti di solito al fuoco degli obiettivi, per cui è rarissimo che si lascino fotografare, le professioniste di Hong Kong ci sono apparse diverse dalle loro colleghe sparse in ogni parte del mondo. Aspettano i clienti alla luce del sole, con disinvoltura, senza pudore, e soprattutto con l'aria di fare un lavoro come tutti gli altri. Queste ragazze si concedono con naturalezza, come se non conoscessero ancora la brutalità dell'occasionale rapporto d'amore tra un uomo e una donna. O forse si comportano così perché la conoscono già troppo bene. Guardateli, basta pochissimo per far tornare il sorriso sulle labbra di questa gente che, come abbiamo visto, non ha molte ragioni di sorridere. Il dragone è lo spirito della felicità. Forse lo festeggiano perché esaudisca i loro desideri, o forse soltanto per ringraziarlo di averli già esauditi. Comunque ogni pretesto è buono per tirar fuori il dragone, questo simbolo di allegria e di godimento. Manila, perla delle Filippine, perle a loro volta dei mari della Cina, ci dà il benvenuto coi 100.000 colori delle sue strade affollate. Gli abitanti di Manila danno molta importanza ai colori. Prendete i taxi, per esempio, erano delle vecchie jeep dell'esercito americano. Le hanno prese, hanno grattato via il loro squallido grigio-verde e ci hanno rovesciato sopra tutti i colori che avevano a portata di mano.